Oggi un argomento ad alta tensione perché torniamo sul coronavirus senza ovviamente allarmi, senza panico, ma con le notizie e poi con i perché, da chi, da dove, i come, insomma, del coronavirus con uno specialista, un grande specialista che vi presento subito, personaggio popolarissimo Giuseppe Iovane. Benvenuto, professor Iovane. Buongiorno. Professore ordinario di malattie infettive degli animali, esperto, grande esperto in malattie batteriche, epidemiologo delle zoonosi, insomma lo specialista che ci può spiegare alcuni aspetti poco conosciuti di questo virus. Questo virus che non ha ancora un acronimo, però ha questa sigla 2019, il 2019 NCOV, che è sempre in testa ai titoli dei media. Ieri sera la mappa mondiale riportava 40.645, ma mi dispiace molto, in questo momento sono 43.108 i casi confermati e sono 1.018 i morti. Però il 99%, attenzione, è circoscritto alla Cina. E vedete il presidente Xi Jinping apparso in pubblico con la mascherina, la nave da crociera in Giappone bloccata nella baia di Yokohama. Possibile crisi diplomatica Italia-Cina dopo la chiusura da e per la Cina dei voli, giudicata improvvisata e gestita in maniera dilettantistica, ma a dirlo non è il governo cinese, attenzione, è un ex ambasciatore italiano, ora presidente di un centro-sud, e quindi vale ben poco questo allarme dei rapporti incrinati, diciamo, tra Cina ed Italia. Anzi, io dirò di più, secondo noi il governo Conte è stato anche tardivo nel chiudere i voli, perché oggi anche da noi staremo a contare casi e morti. E l'OMS avverte che può esserci una nuova accelerazione dell'epidemia e che quindi è indispensabile una cooperazione planetaria, globale, contro queste e contro tutte le epidemie da zoonosi. Perché leggiamo che le zoonosi, professor Iovane, sono il 70% delle Sì, non malattie virali, è vero? Vengono malattie dagli virali, animali, delle insomma. malattie soggette, cioè l'uomo è soggetto a 70 malattie di origine animale. Quindi, diciamo, le zoonosi si sono sviluppate ed evolute nel tempo proprio di questa stretta vicinanza. È forse proprio la stretta vicinanza che deve essere il primo campanello d'allarme, cioè le ultime notizie, diciamo, le ultime forme di patologie virali che hanno colpito l'uomo sono sempre date da un rapporto, diciamo, tra virgolette, sbagliato di virus che esistevano, avevano un loro mondo, per esempio in una foresta o in condizioni, diciamo, che circolava nell'ambito di animali selvatici. A un certo punto questi chiaramente vogliono adattarsi e ci può essere il cosiddetto salto di specie, quindi Questo dagli sa, animali si sì. passa all'uomo. Infatti, Science, Nature, scienziati di tutto il mondo ipotizzano questo, diciamo, questo doppio passaggio del virus dal pipistrello al pangolino, questo piccolo formichiere molto amato dai cinesi, e da questo agli umani. Ci troviamo quindi, professor Ione, di fronte al classico salto di specie che caratterizza tutte un po' le zoonosi e la trasmissione agli umani di questi virus a RNA come il 2019. Esattamente, cioè sono i virus RNA che sono in grado di poter fare queste cose, cioè il Sembrano avere cosiddetto. un cervello Sì, che. cioè si adattano all'ambiente in cui vivono e quindi riescono a mutare. E la cosa più importante, prova oggi una chiave, prova un'altra chiave, riescono a trovare, diciamo, la chiave per poter entrare nelle cellule anche umane. Però dobbiamo capire che tutto questo nasce. L'evoluzione sia dei virus che dell'uomo è una condizione, diciamo, di contatto continuo negli anni. Una volta poteva essere la peste del 300, poi sono arrivate le patologie dell'HIV. Per esempio, se prendiamo l'HIV, è stata la prima che ci ha fatto capire che il discorso di globalizzazione, il discorso di Di pandemia, diciamo, di sì, il sì, discorso che l'uomo cerca di avere planetaria. nuovi territori e quindi si avvicina ad ambienti selvatici. E quindi viene a contatto o con agenti trasmettitori che avevano, diciamo, una loro circolazione virale, e quindi queste condizioni creano quelle che poi possono essere un salto di specie, che i coronavirus sono quelli più attrezzati ed è quello che cambiano il genoma, una parte maggiore. Ma il maestro di questi shift e drift antigenici, si chiamano, di questi piccoli salti o grandi salti, è certamente il virus dell'influenza, che è quello che noi ogni anno, diciamo, combattiamo. Sono virus attrezzati per poter provare le chiavi per poter sopravvivere.
E quindi o il pangolino o il pipistrello, questo non cambia, però vi fa capire che più lontana, eccolo qui. Ecco, questo è il pangolino piccolo formigliere, che sarebbe il vettore intermedio. Sì, ma è una rivista, una pubblicazione cinese, ancora non è, diciamo, convinta. Non è ancora per tutti i ricercatori, diciamo, non è forse, diciamo, l'animale sicuro, però si è visto che hanno detto questi cinesi che hanno fatto questo lavoro, un'identità genomica abbastanza più elevata di quella del pipistrello, però rimane una curiosità, secondo me, ancora adesso scientifica, non abbiamo ancora conferme. È un animale gettonatissimo, molto amato dai cinesi, che ma questo è il punto, lo abbrustoliscono con il lanciafiamme. Questo è il punto, cioè noi... Il contatto con il cane, il gatto, cioè un contatto che deriva da tanti e tanti anni di esposizione. Avere invece contatto con questi animali selvatici ci può mettere al pericolo di questi adattamenti, e quindi di pericolo per la specie umana. Ecco, e questo pangolino è molto ricercato per la corazza, le scaglie, che avrebbero... Un po' le solite cose afrodisiache, insomma, che ne abbiamo sentite tante. Oh, però non come cibo, ma come vettore aereo, aerobico. Sì. Comunque dobbiamo ricordare che, per esempio, in veterinaria, forse questo è l'aspetto che molti non sanno, in veterinaria abbiamo i coronavirus, li conosciamo dal 37, quanto sono stati trovati nei polli, nell'ambiente aviario, e quindi questi polli hanno oggi, ne conosciamo circa una sessantina, c'è una malattia che è la bronchite infettiva aviaria, che si è evoluta addirittura in 60 ceppi. Lo abbiamo nei cani, i cani hanno un coronavirus tipo 1, tipo 2, i gatti, i maiali, e diciamo che queste condizioni, cioè probabilmente, ecco, tra il cane e il gatto c'è stata questa commistione, questi passaggi nel tempo che hanno creato queste malattie anche nelle specie animali. Quindi diciamo, questi sono fenomeni conosciuti, il pericolo è quando noi ci avviciniamo a qualcosa che è lontano da noi, soprattutto gli animali selvatici. Sì. È vero che in questi casi l'ospite infettato, l'ospite finale, cioè l'umano, poiché, come ha detto lei prima, completamente sprovvisto di difese immunitarie perché impreparato, si ammala gravemente, in questi casi ancora più gravemente, poi diffondendo l'epidemia con una velocità spaventosa. E certo, nel momento in cui c'è questo salto di specie, prima di tutto ci sono state tante di quelle prove per poter adattarsi quel virus a quelle nuove condizioni, ma nel momento in cui questo avviene, più lontano è la nostra vicinanza genetica con questo tipo di virus che aveva, dicevo, un suo animale, diciamo, di preferenza, più, diciamo, diventa pericolosa e diffusiva quello che noi stiamo assistendo in questi giorni. Quindi un virus completamente nuovo, dove il sistema immunitario umano, diciamo, non ha conoscenza di questo negli anni precedenti, ci vuole il tempo, per cui il nostro organismo si deve adattare. D'altronde, ecco, anche l'indice di riproducibilità, che molti oramai hanno capito cos'è, perché se ne sta parlando molto, di questa malattia, nonostante due, quindi significa che una persona ammalata ne contagia due. Tenete presente altre patologie, per esempio, noi si fa come esempio il morbillo, chi dice 17, chi dice addirittura 20, cioè una persona che ha il morbillo riesce a infettarne 20. Sì, sì. Quindi anche se in questo caso l'indice di riproducibilità di questo nuovo coronavirus è 2, però noi vediamo il raddoppio dei casi, perché c'è un'esposizione maggiore e una facilità di trasmissione da una parte all'altra, quindi da una persona all'altra. Ecco, si leggono con apprensione queste notizie, questi allarmi. È vero che è possibile che da questo incrocio di specie, come lei ha detto, possa poi crearsi un supervirus da cui ci si deve guardare, perché potrebbe anche annientare l'umanità? Il supervirus, certo, è interessante, ma penso che potrebbe essere sempre una condizione di laboratorio di un supervirus. In natura questo non avviene, perché un salto di specie è una grossa fatica per un virus, per adattarsi o per provare. Il discorso del supervirus, sì, sono stati descritti delle volte, si chiamano delle forme chimeriche, in molti laboratori li utilizzano per cercare nuovi vaccini. Quelli, diciamo, hanno un certo grado di... Però, voglio dire, in natura questo è molto difficile. Invece è molto più facile, e questo, diciamo, è il fenomeno più importante, la globalizzazione, le deforestazioni. Voi pensate, ne abbiamo parlato altre volte, chikungunya, dengue. Chikungunya era, per esempio, un virus che circolava negli scimpanzé, lo Zika virus, circolava in delle scimmie. Allora l'uomo che vuole più territorio per avere più allevamenti si avvicina a dei punti in cui esisteva, semmai, un virus
diciamo, delle scimmie, degli scimpanzé, che chiaramente va a contatto con gli operai che sono andati lì a lavorare. E poi la Rift Valley, questa... la febbre della Valle del Rift, cioè... ma l'HIV per esempio, l'HIV, il virus dell'AIDS circolava al centro dell'Africa, in Camerun nel 20, e poi piano piano, ecco perché si avvicinano di più le persone in determinati territori e non c'è la condizione, diciamo, il nostro organismo non riconosce quel virus e quindi si diffonde in determinato modo. Ecco, domanda un po' fuori schema, ma se ce la facciamo tutti, dobbiamo temere noi in Italia qualcosa? Che cosa dobbiamo fare? Insomma, questo lo diremo alla fine, però che cosa dobbiamo temere? Ma il discorso, quello che è stato messo in piedi, e da questo punto di vista, da una parte un torto per la Cina, diciamo che lì quei mercati, è da anni che stiamo dicendo che queste cose, essere... quei vet mercati, si chiamano, questi mercati sporchi dove c'è vivo, morto, eccetera. E lì il governo. Ed ecco quindi che è importante questa condizione, lì si può essere la fabbrica dei virus. Sì. Però quello che è fondamentale, quello che è stato messo in piedi con queste chiusure per evitare la diffusione del contagio, secondo me era l'unica nazione che poteva fare questo tipo accostamento, insomma, a questa, per risolvere questo problema. Quindi temere, dire che non può arrivare in Italia o non può arrivare a Salerno, come l'episodio di ieri, insomma, è fare fantasia. Cioè tutto può succedere, quei casi ne osserveremo ancora, però è importante essere preparati, la diagnosi sta aumentando, cioè nel senso che ci sono tanti laboratori oramai attrezzati, si riuscirà ad avere un kit in breve, potrebbe esserci anche un vaccino, anche se, per esempio, sempre in veterinaria, noi abbiamo questa esperienza, dicevo, in cani, in gatti, in maiali, eccetera. Nel mondo avicolo ci sono vaccini, però delle volte anche i vaccini devono subire un buon processo di sperimentazione, perché nel campo, per esempio, avicolo, dove ci sono milioni di soggetti in un capannone, questi vaccini delle volte possono dare dei problemi. Ecco, quindi è importante anche come si utilizza, avere a disposizione dei mezzi, ma saperli utilizzare. Sì. Ecco, diciamo che noi diciamo sempre niente panico, niente deliri, stop anche alle ironie sul virus che circolano, le ironie sul razzismo che tanto piacciono ai eterni malati di ideologismo, qui nessuno fa razzismo, però la guardia, lo dice lei stessa, deve restare alta senza guardare in faccia a nessuno. Quali sono le precauzioni che un infettivologo come lei, uno specialista di zoonosi soprattutto come lei, consiglia in questi casi? No, nel caso, diciamo, generale, per quanto riguarda, ripeto, questi nuovi virus, nuove pandemie e quant'altro, sono questo, cioè aumentare quello in tutti i paesi, quello che sono le condizioni igieniche di prevenzione, cosa che diciamo noi in Italia, con tutti i nostri problemi, però abbiamo un livello elevatissimo di prevenzione dal punto di vista, ecco, di alimenti e quant'altro. Sì. Però quello invece dal punto di vista specifico per quanto riguarda i coronavirus, in questo caso di questo nuovo coronavirus, sono quelle che oramai sanno tutti quanti, sanno tutti gli spettatori. Diventa fondamentale il nostro rapporto con gli animali, il nostro rapporto con gli animali che ci danno tanto, diciamo, beneficio da tutti i punti di vista, deve essere, diciamo, inquadrato in quelle che possono essere, ecco, io non anche per piccole cose, dico sempre che un cane non dovrebbe stare a letto o un gatto, cioè bisogna, diciamo, avere un rapporto giusto con gli animali. Senza antropomorfizzazioni facili. Esattamente, bravissimo. Sì. Cioè, diciamo, queste condizioni. E certamente, diciamo, dal punto di vista di patologie infettive abbiamo piccole cose, però gli animali, i nostri animali domestici, potrebbe essere un discorso che abbiamo fatto altre volte, fenomeni di antimicrobico resistenze, possono esserci anche questi. Dal punto di vista invece di queste che ci preoccupano tanto, queste cose invisibili, quindi virus e batteri, il pericolo è il nostro contatto con gli animali selvatici. Che deve essere, ma come nostro, dire, giusto, nel senso globale, nel senso mondiale. Cioè, bisogna, diciamo, stare attenti, ecco, anche la rincorsa dell'animale selvatico a tutti i costi come pet, no? Io ho avuto una telefonata una quindicina di giorni fa di uno scoiattolo volante che aveva morso una signora, comprato in un negozio, e lì ci sta una profilassi antirabbica da fare, perché, diciamo, lo scoiattolo volante non è un nostro animale domestico, quindi stare in corsa di andare a trovare l'animale più strano possibile, ecco, io questo, diciamo, darei una grossa attenzione, quindi farsi seguire dai veterinari che sono in grado di potervi anche indirizzare da questo punto di vista. Quindi non prendiamo l'animalino esotico e ce lo portiamo in casa senza manco sapere di cosa si tratta e che cosa ci può portare. Potremmo andare incontro, certo. Ecco, diciamo che lei parlava prima di un kit.
Cioè è possibile avere presto un kit cui potremmo per esempio diagnosticare da soli, insomma? No, da soli no, no, da soli no. Sempre in laboratorio. Sempre in laboratorio, laboratori specializzati. Se mai a crescendo... che cosa si riferiva lei? No, io dal punto di vista diagnostico, cioè si sono affinate un po' quelle che sono la diagnosi di questa malattia infettiva e quindi mentre adesso la fa lo Spallanzani, il Codugno, cioè si arriverà diciamo certamente a una condizione di conoscenze, circolazione per determinato... cui un laboratorio, un ospedale sì, per cui un ospedale sì, sicuramente fare... diciamo sì. Anche nell'anno comincerà a attrezzarsi per poter fare questa sì. Indagine, quindi metteremo nel cassetto un'altra malattia diciamo zoonotica o di origini sì. Zoonotiche che quindi possa essere diagnosticata sì. Anche facilmente, ma certamente saremo anche noi più preparati e quindi fra qualche anno questa patologia sarà come un ricordo sì. Come in effetti è capitato per l'influenza aviaria. L'influenza aviaria sappiamo sì. Benissimo, lo stesso meccanismo, sì. I mercati, la crescita di questo virus che si è adattato, che ha fatto il salto di specie e quindi la diffusione per via aerea e ci ha tanto terrorizzato che poi alla fine abbiamo visto che sì. La mortalità era diciamo anche molto molto più bassa di tante cose che ci circondano. Sì. La gente non sa che l'influenza comunque abbiamo un 1% sì, di morti, ma nel mondo sono numeri che fanno rabbrividire, certamente, perché parliamo di 400-500 sì, sì, mila casi sì. Al mondo diciamo per l'influenza. Ecco, il tasso di letalità, di mortalità del coronavirus è ancora diciamo entro il 2-2,5%, quindi... Sì, 2,2, la 2%. Molto sì. Più basso dell'influenza, insomma. Sì, ma più basso anche della MERS. Sì, sì. La MERS per esempio è passata un po' sotto gamba, anche lì. Sì. Pensate un po' l'ospite intermedio, il cammello, dromedari. Sì, ecco, fermiamoci un attimo, prego Giovanni, se ci possiamo fermare un attimo sulla precedente foto, quella della mappa. È una mappa, pensate, di ieri sera sul tardi, in poche ore da 40.645 siamo passati a 43.108, questo è anche a 1018 morti, vedete a destra 910 sì, sì, sì. Quindi voglio dire comunque sempre bassa sempre la bassa... MERS, tenete presente la MERS 2000 allora la SARS aveva il 9% di mortalità, la MERS arrivò al 34% sì, sì, sì. Cioè, ed era diciamo ecco anche lì strano, no? Ospite intermedio un dromedario, cioè un corona che si adatta, fa il salto di sì. Specie eccetera, per fortuna confinata nel Middle East dell'Asia, quindi Arabia, sì, Giordania sì, sì. Eccetera e poi per fortuna sì. Diciamo però a conoscenza anche per quella malattia sì, non sì. È che scompare, ci sono diagnosi, ci sono possibilità di terapia sì.